Ciao Claudia, come Ciao Maria. stai? Dai, abbastanza bene. Oggi Abbastanza meglio. bene. Ok. Come Allora, dire. marzo la parola che guidava era speranza. Sono curiosa di sapere cosa la speranza ha attivato nel tuo magico mondo artistico e creativo. Allora, vabbè, innanzitutto ho ripreso questa immagine. Che avevo già creato l'immagine del cerchio di vita, questa qui, non so se si vede, Sì. o questa qui, forse si vede meglio. E l'ho ripresa in mano, era un'immagine che avevo creato un anno fa, e è stata un po' la mia guida. In questo mese, anzi, è ancora la mia guida in questo mese di marzo, pensando proprio alle piccole azioni che io posso fare e che vanno un po' a riverberarsi nelle mie arene sia personali, lavorative e sia anche alle mie persone di cuore. Quindi penso sempre che io sono quella lì in mezzo, piccolina, e che accanto a me. Nella mia speranza è questa, che le azioni che posso fare, le persone di cuore che mi stanno accanto, creano questo bellissimo cerchio, Ma un po' degli spiriti anche. ti sei ispirata agli alberi? Eh sì, mi sono ispirata agli alberi. L'anno scorso a febbraio mi ero messa proprio a fotografare i tronchi degli alberi. Infatti l'avevo proprio associato a degli alberi, e mi piaceva anche il fatto che ogni albero ha una sua crescita diversa, e quindi anche la speranza di non doversi paragonare agli altri, ma la speranza di sapere che siamo sempre in evoluzione. Non c'è mai un modo per crescere, ma ognuno ha il suo modo. E questo, e anche qua non si vedono, ma c'erano anche dei nodi qui. E i nodi sono un po' quelle cose che incontri, magari, che però anche quelle vengono inglobati nella crescita, anzi, magari ti fanno, danno agli alberi appunto una forma particolare, danno i cerchi di vita una strada che tu magari non pensavi di percorrere. Quindi diventano parte E dell'arte anche i cerchi, anche i nodi. sì, anche i nodi, Questo a me dà anche i molta nodi, c'è speranza. C'è speranza anche lì. speranza anche nei nodi. Che bello. Ma è un timbro quello, vero? Eh sì, è un timbro. Io sono una creatrice di immagini, di timbri. Mi piace schiaffarvi ovunque, e infatti poi mi piace, avevo creato ad esempio questo, quindi lo stesso, avevo creato questa specie di carta con tutti i vari cerchi che siamo ognuno di noi, ogni cerchio di vita è una singola persona che si incontra, che... Quindi, Bello. vabbè, queste sono le mie interpretazioni degli incontri. Poi c'è qualcuno che incontri nella vita che ha più valore, qualcuno che passa in sottofondo, ma che non vuol dire che è meno importante. Certo. Beh, mi dà speranza questo disegno, devo dire, questa creazione che hai fatto. Grazie. A Quindi. me la dà molto perché, soprattutto quando magari sei proprio giù, no? Di morale, e succede in questo mese, mi è successo anche più di una volta di essere giù, ed è il motivo per cui è nato quest'immagine, perché ero in un periodo molto difficile per me l'anno scorso, perché ho rischiato di perdere una persona importante nella mia vita, e
e creare, trovare il tuo modo di interpretare, il tuo modo di rielaborare delle emozioni che magari nemmeno riconosci, non le sai nemmeno nominare, almeno io ho la capacità più dall'immagine che nella parola, che invece è tua alleata. Allora, queste sono un po' le mie modalità per aiutarmi. Ecco, mi sa che mi sono persa rispetto alla domanda, ma va bene. No, io invece ti ho seguito super volentieri e pensavo che davvero la parola anche che mi ha ispirato Speranza Marzo era perché vedevo tutti questi boccioli, tutta questa preparazione e quando poi ho visto il tuo timbro era proprio la speranza come creatività, come dare vita a qualcosa di nuovo. E penso che sia uno dei modi migliori anche quando un momento giù di tirare fuori la nostra creatività, la nostra originalità, perché alla fine, secondo me, possiamo tutti essere un po' artisti, basta trovare il veicolo giusto. Assolutamente, siamo tutti creativi. Mi piacerebbe sentire come sei tu creativa con le parole, Ma ma io vai, vai. mi piacciono le parole e prima del mese cerco di mettermi in connessione con quello che sento, è un po' una magia, arriva la parola e allora inizio a fare le ricerche, inizio a guardare l'etimologia, poi scopro mille cose interessantissime. Mi sono, a proposito di creazione di arte, sono andata a vedere tutti i colori possibili che la speranza potrebbe avere, perché si dice il verde speranza, ma in realtà è associato anche a tantissimi colori. Poi vabbè, a me piace molto anche la calligrafia, quindi poi mi disegno la parola speranza e magari me l'appendo, me la porto con me. E ho cercato in questo mese proprio di stare attenta alle parole che si usano e magari lasciare che la speranza, di poterla usare almeno una volta al giorno, o di sentire quali parole che uso possono avere, racchiudere dentro di loro la speranza. Cercando di evitare parole di disperazione, di chiusura e cercando parole più leggere, che nella mia mente diventavano l'immagine di un bocciolo che si apriva e che si offriva. Ma capita anche di scrivere, come dire, cioè nel momento della ricerca, e poi c'è anche un momento tuo dove scrivi e fai scorrere un po' quello che ti passa nella testa, immagino, no? Sì. Sì, io di solito prendo un grande, grande foglio bianco e quando leggo faccio le ricerche, inizio a puntarmi parole, cose, faccio qualche scarabocchio, qualche disegnino, poi mi fermo, lo guardo e prendo i vari pezzettini e creo qualcosa. Questo è il mio modo di essere creativa. Magari non è tanto l'idea che è venuta a me, ma prendendo spunto da varie cose che ho letto, cerco di farne qualcosa di unico. Che Ah, penso che bello. al mio modo di essere creativa. Quindi, esatto, quindi ognuno di noi può esserlo nel quotidiano. Sì, E volevo chiederti come fai ad attivare, se ti è capitato mi viene in mente adesso, perché io ho trovato un modo per attivare questa parola speranza tutti i ah, giorni. Non so se a raccontami. te è venuta questa cosa, anche ispirata da Erika, no? Dalla meditazione con Erika. Se tu hai un modo tuo, che magari mi può essere utile, ma anche chi magari ci sta ascoltando, Il mio ci metodo ascolterà. è la natura, soprattutto in questa stagione, e avendo anche un orto che coltivo, vado alla ricerca di nuove gemme, di nuovi fiori che sono spuntati, e questo è il mio modo anche in una giornata, magari che è stata dura, vado alla ricerca della nuova vita che cresce, questo mi ritiene in collegamento con la speranza ogni giorno. Il tuo Bellissimo. invece?
Allora, il mio di questo mese, dalla parola speranza, è stato che ho visto un'altra immagine prima dei cerchi di vita, nella meditazione con Erika, che sono stati questi triangoli, no? E proprio ho sentito una forza molto qua, come energia. E allora, quando mi è successo di essere proprio magari in situazioni che non potevo andare in natura e che dovevo trovare appunto il lato bello, e anche perché non volevo entrare nella disperazione, allora ho pensato proprio di avere qui i triangoli, uno con la punta verso l'alto e una verso il basso. E a volte me lo disegnavo anche, però era un'immagine che quindi ho questi cerchi, ho queste immagini che cerco di visualizzare anche a occhi chiusi, insomma, anche se non c'è lì, ahimè, ecco, questo è un po' Bene. i nostri escamotage. I nostri escamotage per la speranza. Grazie Bene, grazie Claudia. Ci Maria, grazie vediamo Cecilia di aver presto. scritto. Sì, anche Ciao. per me. Ciao a tutti. Ciao, ciao Ciao. Gibigianne. Ciao.